Buongiorno, questo sarà un video ancora più particolare del solito. Ho deciso di portarvi con me al lavoro. Come sapete, i dirigenti, i direttori dei musei devono garantire la loro presenza sul posto di lavoro anche in questo periodo e soprattutto in questo periodo dopo aver regolato le attività in smart working del resto del personale. E quindi, come ogni giorno, mi sto recando in ufficio. Ho voluto però questa mattina portarvi con me così attraverso Roma per raccontarvi come ogni giorno ho l'opportunità di vivere questa città con gli occhi di un archeologo, osservandola per come essa doveva essere in antico, in particolare nell'epoca arcaica, in quella monarchica e della prima repubblica. E quindi proverò, se il telefono regge e soprattutto se non avvengono in diretta incidenti di percorso, che probabilmente la renderanno molto più interessante, di descrivervi com'è Roma, com'era Roma e com'è, mi piace usare il presente. Il nostro viaggio comincia dalla Portuense, dove abito, zona Villa Bonelli. Sto imboccando proprio adesso la via Portuense, che si sovrappone a quella antica, l'attuale, e che nel suo primo tratto coincideva con l'antica via Campana, quella che portava non in Campania, ma portava presso il Campus Salinarum, verso la foce del Tevere, una delle risorse più importanti di questo settore del Lazio, di questo settore del Lazio, dell'area intorno Roma, un luogo conteso per secoli con Veio. Si trovava più o meno nella zona dell'attuale aeroporto di Fiumicino. La via Portuense conduceva, naturalmente, come dice il nome, all'antico porto di Roma, al porto di epoca imperiale, insomma, dove nei pressi di Ostia, fin dall'epoca monarchica, esisteva un approdo, dapprima nell'area occupata dall'antica città di Ficana, in prossimità di essa, e poi, naturalmente, come sappiamo, dall'epoca della fondazione di Ostia, tra Tullo Stilio e Ancomarcio, anche presso quello che poi sarebbe diventato il porto per eccellenza, l'Ostium, la foce del fiume. Lungo la via Campana vi erano importanti luoghi di culto. A 5 miglia dalle mura di Roma vi era il santuario degli Arvali, il bosco sacro della Dea Dia, lungo l'attuale via Magliana, un luogo dove ogni anno, fino all'epoca imperiale, si celebravano dei rituali agrari legati a questa dea Dia, che è avvicinabile alla dea Cerere, delle cerimonie che duravano 3 giorni, documentate in modo straordinario a livello epigrafico. Si svolgevano in parte nell'area centrale della città e in parte presso questo bosco periferico, dove gli Arvali svolgevano alcuni culti e anche dei giochi presso un circo, in una zona purtroppo oggi un po' degradata, ma dove fin dal 500 e poi in particolare nell'800 e nel corso del 900 sono stati recuperati molti resti importanti. Noi stiamo proseguendo lungo la via Portuense, a breve incroceremo viale Marconi e attraverseremo il Tevere. Ho deciso di farlo sul ponte di ferro. Non farò il percorso consueto, diciamo che farò in parte un percorso pensato per dare un senso al racconto che sto provando a farvi, con una piccola deviazione. Lo ricordo, siamo in condizioni in cui non si deve uscire di casa, anzi, bisogna rimanere a casa, bisogna cercare di essere prudenti, non uscire se non per documentate esigenze lavorative, e io al lavoro mi sto recando.
Allora, qui siamo a Piazzale della Radio, all'incrocio con la via no, grazie, all'incrocio con la via Portuense. Non No, no, grazie. Grazie, no. Questo rende la cosa ancora più divertente. E quindi sto per attraversare il Tevere e raggiungere l'area di Testaccio, il luogo noto per il Monte dei Cocci, Testaceum, insomma il luogo dove si accumulavano gli scarti che arrivavano nel porto fluviale, le anfore, i contenitori di derrate, insomma da, come a tutti noto, l'idea di quello che doveva essere la potenza economica di Roma in età imperiale. Però insomma quello che vorrei raccontarvi oggi è un periodo più antico, più difficile da ricostruire topograficamente, le fonti sono molte ma a volte sono contraddittorie. Se i romani si convincevano che in un determinato luogo era stato si era svolto un episodio mitico, non c'era verso, insomma potevano anche contraddire quello che l'archeologia a volte consente di recuperare, nonostante però vi sia una delle caratteristiche peculiari dei rituali romani, sia il conservatorismo, come cercheremo di vedere anche in questa breve e rapida escursione. Allora, stiamo per attraversare il Tevere, noi in questo momento ci troviamo in una zona che era al di fuori delle mura di Roma, sia quelle serviane che quelle aureliane. Siamo sulla sponda cosiddetta etrusca, insomma quella di quelli che furono a lungo i rivali di Roma. Abbiamo attraversato la Portuense, lungo la quale in epoca repubblicana e poi imperiale erano stati edificati molti sepolcri, tuttora visibili presso il ristorante Il Cavaliere, presso il famoso drugstore. Alla destra avete visto per qualche istante il gasometro e, arrivati sull'altro lato del fiume, adesso imboccheremo la via Ostiense, appunto la strada che conduceva ad Ostia. Ricorderete che le strade di Roma, a partire dalla via Appia, recano nomi legati a chi le fece edificare, a chi le realizzò. In precedenza le strade invece prendevano il nome dal luogo verso il quale conducevano, quindi la via Portuense, la via Campana e la via Ostiense. E noi imboccheremo la via Ostiense presso il suo primo tratto, a destra, proseguendo per pochi chilometri si arriva alla straordinaria Basilica di San Paolo, e noi, quando il semaforo ce lo consentirà, gireremo a sinistra e vedremo uno degli edifici più famosi, più caratterizzanti della Roma antica, la piramide di Caio Cestio. Questa via Ostiense fu chiaramente importante come punto di contatto fra Roma e le città che sorgevano nell'Ager Romanus Anticus, nel Latium Vetus, verso Ostia. Vi dicevo prima, vi era l'antica città di Ficana, coincidente con Acilia e documentata fin dall'VIII secolo a.C., e lungo la via Pontina, non lontano da Ficana, vi doveva essere l'antica Politorium, da alcuni identificata con Castel di Decima, un sito di cui ho avuto l'opportunità di occuparmi all'epoca della mia tesi di laurea. Queste città furono precocemente conquistate e annesse ai Romani, i loro abitanti furono trasferiti in parte sull'Aventino, un colle che è stato utilizzato anche per collocarvi alcuni dei culti forestieri che servivano a integrare quanto Roma progressivamente annetteva, dando continuità anche ai loro culti. Sull'Aventino aveva sede il tempio di Diana, che recuperava un culto importante per i colli albani, quello di Diana Aricina, ma poi vi era il tempio di Vertumno, divinità etrusca, e poi quello di Giunone, importata
da Veio dopo la sua distruzione nel 396 a.C. La conquista dei siti della costa segnò naturalmente un momento di estrema crescita per la città, che da questi luoghi traeva la possibilità di controllare anche i commerci verso il Mar Tirreno, il porto di Anzio, Satricum, Castel di Decima. Sono tutti siti che controllavano una strada, la via Laurentina, che passava anche per Lavinium, importante proprio per fare da raccordo verso la costa alle merci che potevano provenire dal sud, lungo il mare, lungo percorsi anche fluviali. Ecco, stiamo adesso passando accanto alla nota piramide di Caio Cestio. Di fronte a voi una delle due propaggini in cui si divide l'Aventino, la collina di San Saba, e questo tratto segna l'ingresso nella Roma delimitata dalle mura aureliane. Quest'area in epoca repubblicana e monarchica era esterna alla città ed era per tale motivo utilizzata prevalentemente per scopi funerari, e le tombe, come è stata per lungo tempo prassi, si collocavano lungo le strade, proprio perché dovevano essere viste. In epoca più antica questa collocazione aveva un significato importante, serviva a segnalare il controllo da parte di alcune famiglie di un territorio e delle strade che lo attraversavano, per cui le tombe potevano assumere forma monumentale, come il cosiddetto tumulo Lanciani a Castel di Decima, sito che ho citato prima, e tanti altri siti. Adesso stiamo passando da largo Albania, se ricordo bene il nome. A sinistra forse avete intravisto uno dei tratti più monumentali delle mura serviane, però si tratta di un tratto più recente, risalente al IV secolo a.C., come dimostra un arco che serviva probabilmente per un uso, per uno scopo militare, ma anche la tipologia delle pietre. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, dei materiali utilizzati per la costruzione delle mura serviane come elemento di datazione. Le conquiste di Roma, man mano che crescevano, davano la disponibilità di controllare cave con le quali naturalmente si potevano eseguire opere pubbliche e opere private. Per le opere pubbliche il controllo delle cave era essenziale, e quindi era essenziale anche poterle conquistare. Questo, nel ragionamento condotto dagli storici e dagli archeologi, ha costituito un punto di riferimento importante proprio per ragionare sulla sequenza cronologica di queste mura, il cui tratto più antico era stato edificato proprio con mura, con pietre che erano reperibili nel territorio di Roma. Ecco, adesso stiamo per arrivare, a destra vedete l'edificio della FAO, presso il luogo in cui sorgeva l'antica Porta Capena, una delle porte più famose tra quelle che si aprivano lungo le mura serviane. La tradizione non è concorde sull'origine di questo nome. Si ritiene che in origine Porta Capena dovesse chiamarsi Porta Camena dalle Camene, le ninfe che popolavano un boschetto proprio qui, insomma, che ancora oggi dà il nome ad una delle stradine. Ecco, lo sto inquadrando proprio adesso. Da qui cominciava la via Appia, e quando venne realizzata la via Appia da Appio Claudio Ceco nel 312 a.C., si ipotizza anche che l'antico nome di Camena, Porta Camena, sia stato sostituito con quello di Capena, proprio perché la strada conduceva all'antica Capua Casilinum. Quindi si ipotizza che questo sia il motivo per cui questo nome è cambiato. Adesso vedete sulla destra la chiesa di Santa Balbina, uno dei luoghi più belli
di Roma, davvero splendidi, si ritiene che sia sorto sul luogo in cui era edificato il tempio della Bona Dea. Bona Dea non è un termine romano, ovviamente, è un termine latino, la dea buona, ma è una divinità dai tratti non definiti, proprio perché è legata a quel culto del femminile che non ha bisogno di troppe definizioni ed è omnicomprensivo, legato alla fertilità, ma anche a quello che era, quelli che erano i compiti delle donne. Infatti con il culto di Bona Dea si lega alcuni episodi mitici connessi al transito di Ercole a Roma, e lo vedremo davvero fra breve, perché passeremo accanto al luogo per eccellenza legato al passaggio di Eracle da Roma, l'Ara Massima di Eracle, più o meno nell'area dell'attuale chiesa di Santa Maria in Cosmedi, nota ai più come Bocca della Verità. Questo babetto, sto inquadrando a destra il Celio e a sinistra intravedete il Circo Massimo. Il Celio è uno dei tradizionali sette colli di Roma, ma sappiatelo, i sette colli, anzi sapevatelo, i sette colli di Roma non sono costanti, insomma si sono codificati nel tempo, ma il Septimontium in origine era più ristretto di quanto poi siamo soliti dire e pensare. E il Celio, secondo una tradizione, avrebbe preso il nome da un eroe etrusco, Caile Vipiennas, che insieme ad Aule Vipiennas, Aulo Vibenna, aiutò Max Tarna, Servio Tullio, a subentrare alla guida di Roma dopo l'uccisione di Cneve Tarquinierumac, secondo quanto è riprodotto negli affreschi della tomba François di Vulci e quanto era noto nella storia etrusca e che noi conosciamo attraverso brandelli di essa, testimoniati da un passaggio di Tacito, ma soprattutto dalla Tabula di Lione, con un celebre discorso di Claudio, nel quale appunto, da grande etruscologo qual era, autore di un'opera in più libri, Tirrenica, e li conosceva quanto poi i romani avevano cercato di censurare. Alla sinistra stiamo costeggiando lo splendido Circo Massimo, qui vi era una valle, la Vallis Murcia, vi era un'ara dedicata a un dio Ctonio, Conso, e questo circo fu usato fin da epoca remotissima. Qualche giorno fa vi ho letto un passo di Tito Livio legato all'epidemia del 365 a.C., nel quale si raccontava di come il Circo Massimo fosse stato utilizzato per una serie di culti che dovevano ingannare il tempo e vincere l'epidemia. Proprio dove state vedendo adesso doveva sorgere, all'inizio del V secolo, il Tempio di Cerere Libero e Libera, divinità greche importate a Roma nel contesto particolare della Prima Repubblica, e si diceva che il Tempio fosse stato abbellito grazie all'arrivo di artigiani provenienti dalla Grecia, di cui conosciamo anche i nomi grazie a Plinio il Vecchio, Damofilo e Gorgaso. Abbiamo superato a destra Santa Maria in Cosmedin, l'Ara Massima di Eracle, qui era passato per far abbeverare la mandria dei buoi di Gerione, che riconduceva in una delle sue fatiche dopo essere arrivato agli estremi confini del mondo, nell'attuale penisola iberica, e qui aveva superato il Tevere, più o meno all'altezza di dove sarebbe poi sorto il Ponte Sublicio. Il foro Boario prende il suo nome proprio dai buoi, dal mercato che si faceva in un luogo dal quale si doveva passare e transitare sia per attraversare il Tevere sia poi per approvvigionarsi di quel bene che vi ho detto prima all'inizio di questo percorso, il sale, che dalle saline alla foce del Tevere, ma anche da delle saline che dovevano trovarsi all'altezza del Circo Massimo, consentiva in questo luogo di svolgere scambi che poi si sarebbero codificati nel tempo attraverso la realizzazione su un luogo in origine occupato da una palude, il velabro,
di una serie di edifici monumentali, compresa, ci siamo passati molto rapidamente, qui è difficile dire tutto quello che si dovrebbe dire, perché insomma c'è una concentrazione di monumenti, vi era la Porta Carmentalis ai piedi del Campidoglio, la Porta Flumentalis o Funtinalis, adesso non ricordo, lungo il Tevere di fronte all'Isola Tiberina, in mezzo vi era la Porta Trionfale, si entrava da qui per celebrare il trionfo e la cosa particolarissima è che il percorso del trionfo rasentava la palude del velabro come se questa esistesse ancora, invece noi sappiamo che fu precocemente bonificata per dar luogo ad un quartiere popolato da etruschi, lì vi era il Vicus Tuscus, vi era il Signum Vertumni, una statua dedicata a, appunto a questa divinità così importante per gli etruschi, Vertumno. Nel Foro Boario poi vi era un vero e proprio porto, vi era uno tra i templi che si sono conservati, ve ne sarebbe uno, però ce n'è uno identificato con il Tempio di Portunno, e vi era l'area sacra di Santo Mobono di fronte all'anagrafe con i due templi gemelli di epoca arcaica della Mater Matuta e di Fortuna, che la tradizione riconduceva a Servio Tullio, che edificò in Roma diversi templi consacrati a quella fortuna che gli aveva consentito di diventare quello che poi è diventato, da Mastarna a Servio Tullio. E uno dei luoghi indubbiamente più importanti della Roma monarchica, della grande Roma dei Tarquini, per usare una perifrasi resa famosa da Giorgio Pasquali, e che è all'origine di una splendida mostra sul medesimo tema dell'inizio degli anni 90. Insomma, l'area sacra di Santo Mobono è quella che ha restituito le testimonianze più eclatanti della Roma di questo periodo, in parte rinvenute in situ, appunto relative ai due templi che ho citato prima, in parte scivolate dal Campidoglio all'altezza di quella rupe nota con il nome di Tarpea, che da lì sarebbe stata gettata dopo aver tradito Roma in uno dei celebri episodi della sua storia più remota. Adesso siamo sul Lungo Tevere, lo avete riconosciuto. Questo percorso è splendido, straordinario, che solo grazie all'epidemia oggi possiamo vedere così libero. Non è stato sempre possibile, noi stiamo camminando ad un'altezza superiore a quella antica, stiamo camminando su questo livello grazie alla realizzazione intorno agli anni 70 dell'Ottocento dei muraglioni che hanno consentito finalmente di contenere il Tevere, che con molta facilità tendeva ad allagare tutto il Campo Marzio fino appunto alla zona del Velabro. La leggenda di Romolo e Remo ce lo insegna, si erano impaludati più o meno dove siamo passati prima, via dei Cerchi, dove vi era il Lupercale, dove vi era il Fico Ruminale, dove proprio la loro cesta sarebbe stata rinvenuta da Faustolo, sceso dalla casa che abitava sul Palatino e che i Romani avrebbero conservato per molto tempo. Più o meno in questa zona, in realtà poco prima, vi erano i Navalia, dove ancora all'epoca di Procopio, famoso per aver descritto le guerre gotiche, sia alla mia sinistra Castel Sant'Angelo, che fu uno degli epicentri della lotta fra Totila e Belisario, siamo intorno al 530 d.C., insomma vi dicevo, Procopio nel narrare di quella guerra, e sono brani stupendi da leggere ancora oggi, descriveva come nei Navalia fosse ancora esposta e conservata la nave che Enea avrebbe utilizzato per arrivare in Italia. Insomma, i Romani avevano un loro modo particolare di concepire i musei e tendevano a conservare quanto sappiamo la materialità organica non consente di conservare a lungo, proprio la capanna di Romolo, la nave cosiddetta di Enea, che sappiamo benissimo non potevano essere in alcun modo quelle originali, però questo è il segno del conservatorismo
che caratterizzò la legione romana arcaica e poi anche quella imperiale. Alla mia destra il Campo Marzio. Il Campo Marzio era un luogo paludoso in epoca monarchica. Vi era la Palus Capri al centro, legata alla terribile vicenda della sparizione di Romolo, ma anche ad altri episodi. Vi era un altro ficus, il Caprificus. Insomma, un luogo che fu al centro di molte leggende e presso il quale appunto alcuni collocavano la sparizione di Romolo. E questo grande lago, questa palude non dissimile da quella che doveva sorgere dove poi fu realizzato il Colosseo, era un punto di riferimento verso il quale convergevano tutta una serie di rigagnoli e fiumiciattoli prima poi di andarsi a gettare nel Tevere. Peraltro abbiamo attraversato, siamo passati sopra uno dei punti in cui ancora oggi si affaccia la cloaca massima, la fognatura che consentì di bonificare il velabro, il foro. Perché, insomma, la grandezza dei romani, anche grazie agli etruschi, è stata quella proprio di riconquistare queste terre. E proprio in questa zona qui, stiamo per arrivare al mausoleo di Augusto e al luogo in cui oggi è stata ricostruita la Rapacis, era utilizzata dai Tarquini come propria proprietà, insomma avevano i loro campi di grano e la leggenda racconta che dopo la loro cacciata i romani che erano riusciti a riconquistare Roma, a cacciare Tarquinio il Superbo e a fondare la Repubblica, disgustati dagli eventi che segnarono l'ultimo periodo di Tarquinio il Superbo, invece di mangiare il grano di proprietà del re, preferirono tagliarlo e buttarlo nel fiume, dove poi avrebbe dato origine, sempre secondo la leggenda, all'isola Tiberina. Vi dicevo che adesso noi stiamo passando una galleria, siamo quasi arrivati a Villa Giulia. Vi dicevo, stiamo passando sui muraglioni, del Tevere, grazie ai quali il fiume ha potuto essere contenuto, ed evitare di allagare la città. Durante, quegli scavi, per la loro realizzazione, molti materiali sono stati, rinvenuti, che oggi si trovano in parte esposti al Museo Nazionale Romano. E, purtroppo l'epoca non era tale da registrare informazioni che oggi avremmo potuto considerare preziose, però ogni tanto pensateci a come la città è cambiata, al fatto che questo tragitto così bello e affascinante in origine era appunto al livello del fiume dove oggi si passeggia amabilmente. Ecco, siamo quasi arrivati a Villa Giulia. Sapete, Villa Giulia sorge presso il primo tratto della Via Flaminia, la strada realizzata in non ricordo adesso l'anno esatto, intorno al 220, proprio da quello stesso Flaminio cui si deve il circo Flaminio che sorgeva vicino al teatro di Marcello. Due grandi opere, ma nel caso della Via Flaminia non si trattava altro che diciamo, del potenziamento di una strada più antica, quella che conduceva fin da epoca appunto assai remota verso l'Umbria e verso l'Etruria. Poi la via Flaminia, a un certo punto all'altezza di Ponte Milvio, prosegue da un lato e dall'altro inizia la via Cassia, la strada che poi porta, come sapete, a Veio, presso le attuali Formello e Isola Farnese. Queste erano le strade che i romani utilizzavano come potente mezzo di conquista. Di fronte a me il delizioso Museo Explora, noto per le attività con i bambini, e alle nostre spalle Porta del Popolo, dove la Via Flaminia ha inizio. E qui adesso a breve prenderemo via di Villa Giulia, perché a Villa Giulia si arrivava non dall'attuale via delle Belle Arti, ma proprio da via di Villa Giulia. Un'ultima cosa volevo dirvi sulla via Flaminia: più o meno a
all'altezza di questo punto iniziava uno dei tanti luci che caratterizzavano il paesaggio rituale di Roma, perché i luoghi di culto più antichi non erano edificati, ma erano spazi consacrati, delimitati o boschi sacri, e proprio da in quest'area sorgeva uno di questi luci, il Lucus di Anna Perenna, che è stato individuato nell'area dei Parioli a Piazza Euclide alla fine degli anni 90, se non sbaglio, e che insomma ha restituito materiali straordinari di quello che è uno dei culti più remoti di Roma. E si è ipotizzato anche che i resti rinvenuti sotto l'auditorium, relativi ad un insediamento rustico di età arcaica, potessero essere collegati con il culto di Anna Perenna. Ma questo significa, quello che interessa a noi, che quest'area, le aree esterne alle mura, non solo erano utilizzate per sepolture, ma anche naturalmente per lo sfruttamento delle risorse agricole. Mi sono fermato un attimo per farvi vedere l'ingresso di Villa Poniatowski, una delle due componenti di Villa Giulia, che qui si accede tramite via di Villa Giulia. Vi dicevo, questa è la via che faceva il Papa, era una via coperta che lo portava verso un piccolo porticciolo sulla sponda del Tevere che raggiungeva dai suoi appartamenti presso il Vaticano, e raggiungeva la sua villa di piacere privata. Studi recenti effettuati durante il restauro della facciata di Villa Giulia hanno evidenziato come una serie di correzioni ottiche deviassero la visuale, l'orientamento delle decorazioni della facciata proprio verso via di Villa Giulia, proprio per evitare un po' quel senso di disorientamento che si aveva non arrivando frontalmente sulla villa. Insomma, sono arrivato in ufficio, sono andato un po' più lento del solito, però ci tenevo ad avervi con me e anche a condividere con voi quello che per me è la normalità ogni volta che cammino per la splendida città che mi ospita e mi tollera dal 1982. Guardarla con gli occhi di un archeologo, guardarla come è stata, capire il perché si è trasformata in un certo modo, interrogarmi su quelle che sono state le sue trasformazioni, sugli uomini che l'hanno vissuta, sugli uomini che hanno creduto nei suoi miti o che hanno costruito miti e racconti per spiegare quello che ai loro occhi non era sempre facile da spiegare. E questo è un fascino che mi ha accompagnato fin da bambino e che ha sollecitato la mia curiosità e che forse ha determinato la scelta del percorso che poi mi sono trovato a fare, fortunatamente riuscendo. Chiudo, provo a staccare il telefono, portarvi con me un attimo all'ingresso della villa, ma giusto così, pochi secondi, per condividere con voi quanto mi sento privilegiato nel fare il lavoro che faccio. Alcuni questo lo sottolineano spesso, no? Alludendo alla fortuna dei direttori di nomina cosiddetta franceschiniana. Possono aver buon diritto a dirlo, ognuno è libero di dire e pensare quello che vuole. Quello che mi interessa è fare ogni giorno con amore il lavoro che ho avuto l'opportunità di fare, senza vergognarmi mai di condividere questa passione con gli altri, anche a costo di apparire strano, di dire qualche errore, di fare qualche gaffe, come ne posso aver fatta oggi qualcuna in questa diretta. Però voglio condividere la fortuna che ho con tutti e voglio mostrarvi questo portone chiuso che spero presto possa riaprirsi per tutti quanti voi, ma voglio chiudere, e anche qui mi accuseranno di retorica, con un pensiero per tutti quei colleghi che con la mia stessa passione hanno lavorato, studiato per arrivare a fare gli archeologi, le guide, gli insegnanti e tutto quello che sappiamo,
e che oggi da privati liberi professionisti si trovano a non poter esercitare, che vuol dire non soltanto non poter esprimere la loro passione, ma non sapere come fare a percepire lo stipendio che a tutti quanti noi serve. Il nostro governo, il nostro ministero si stanno adoperando per ragionare su come fare ad aiutare queste categorie. Io oggi mi posso permettere appunto di venire al lavoro, potrei rimanere a casa in smart working e percepirei comunque il mio stipendio. Io spero che tutti quelli che con sincera passione provano a fare questo lavoro abbiano le mie stesse opportunità e possano esprimerle al meglio. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Rivedrete questo video condiviso sulla pagina Facebook del Museo di Villa Giulia oggi pomeriggio alle 16:15 e poi caricato come gli altri sul nostro canale YouTube Etrus Channel. Un bacio e un abbraccio a tutti.